Ritorniamo a parlare di cimitero. È un argomento questo che sta a cuore alle persone di Augusta che hanno la disgrazia di avere i morti che devono essere seppelliti, tumulati, e da noi ad Augusta abbiamo una situazione che si sta forse incancrenendo, nel senso che ci sono i morti nella camera mortuaria. Abbiamo realizzato proprio qualche giorno fa un video denuncia che è stata seguita da moltissimi spettatori di Augusta, ovviamente. Allora noi parliamo con Concetto Cacciavera, che dirige un'impresa, e vogliamo sapere cosa succede con precisione. Costano moltissimo ormai i rom, una volta costavano, a mia memoria, per 60 anni costavano... Nelle lire costavano 725.000 lire. Ora vi pare, da febbraio siamo, il prezzo è aumentato a 1.556,80 euro. Ed è sempre per un 60 anni? Per 50 anni adesso. A meno. Allora, la situazione qual è? I rom una volta costavano per un sessantennio una cifra abbordabile, diciamo così, in lire. Ora mi sembra che stiamo parlando di 2.000 euro per quanti anni? Con il nuovo regolamento di polizia mortuaria il Comune stabilisce nuove tariffe che sono dai loculi di nuova costruzione 1.556,80 e loculi resi liberi per cause di estumulazione 1.056 euro. Questo è dovuto ovviamente all'aumento della stato della vita, perché negli anni 90 il loculo costava 725.000 lire, poi 1.140.000 lire, col passare del tempo poi in euro è aumentato tutto il prezzo. E per me, secondo me, questo è un prezzo equo in base al mercato che c'è nella zona, perché un loculo, per dire, a Villasmundo, dove c'è una ditta privata che costruisce loculi, sono intorno ai 1.300-1.400 euro e variano addirittura. Poi ci sono loculi, per dire, a Melilli, dove variano in base all'altezza, all'altezza, diciamo. Quindi alla fin fine non è un prezzo molto elevato, dove, per dire, a Belvedere, che è un loculo privato, i loculi costano addirittura 3.000 euro. Alla fin fine il prezzo non è, il discorso non è il prezzo, è avere la capacità di poter ospitare l'esame, che significa che non ci sono più loculi liberi, anzi è da lodare l'amministrazione che è riuscita a costruire dopo 4 anni i loculi nuovi, perché in questi 4 anni, gli ultimi 4 anni, il Comune non ha provveduto a fare loculi nuovi, ma ha provveduto soltanto a fare cappelle private. Le cappelle private ovviamente consentono al Comune di introitare una cifra maggiore. No. No? Al Comune non entravano dare soldi, al Comune entrava soltanto il terreno. Perché veniva acquistato? È acquistato. Gli introiti poi al Comune, non ce n'erano gli introiti erano poi per le associazioni che poi costruivano le cappelle, se ci sono gli introiti, questo non lo posso dire io. Perché poi un loculo, i privati, le persone, i cittadini, un loculo, parliamo, loculi acquistati in cappelle, i cittadini li compravano, non essendoci loculi, prevenivano, li compravano dai 3.000-3.500 euro. Loculi che oggi il Comune, con la delibera del 28 febbraio del nuovo regolamento di polizia mortuaria, il Comune con la commissione straordinaria ha provato a requisire qualche loculo di questi qui costruiti, diciamo. Perché giustamente in mancanza di loculi il Comune ha provato a dare una nuova sepoltura, una degna sepoltura, anche provvisoria. Però ovviamente c'è chi si è ribellato da parte delle persone che hanno acquisito i loculi nelle cappelle. Chi ovviamente non vuole, chi i parenti dei dolenti che non vogliono che la salma si sposta 2 volte, questo quindi ha causato, tra virgolette, una ribellione. Ma il Comune, secondo me, anzi, è da lodare perché ha provato a dare una sepoltura. Ci sono comuni, beh, di Firenze per esempio, in cui accanto alle cappelle, ai loculi, alle sepolture a terra, ci sono anche i colombari per contenere le urne con ovviamente le ceneri del defunto. Ne ho visto una a Firenze, sono a Roma, forse una grande città, ma qui non è concepibile, pensabile una cosa del genere. Così si eviterebbe forse questo spreco di spazio. E si vedrebbe di avere i poveri morti che aspettano nella camera mortuaria del cimitero. In Sicilia, io essendo giovane, ho portato una novità, diciamo, dove rappresento un'associazione a livello nazionale che tutela le volontà e le cremazioni. Ma purtroppo qua ad Augusta ha pochissimo riscontro, perché la cremazione è anche una forma per alcune persone, anche una forma di non rispetto religioso, diciamo.
come dice lei, ovviamente è un discorso anche di spazio e praticità, perché l'urna si può mettere anche, si può tenere sia a casa che anche per metterla al cimitero, e magari il comune può risparmiare, ma non è un obbligo, quindi è una scelta. E le scelte al nord, parliamo di Bologna, Roma e centro nord, si fanno su 100 salme, 90 cremazioni e 10 tumorazioni. Qua al sud invece al contrario, 95 tumorazioni e 5 cremazioni. Anche se col passare dei mesi la parola cremazione già sta succedendo più rumore, fa più rumore e più scalpore, perché crea molto interesse. Anche perché forse qui c'è molta, chiamiamola ignoranza sulla cremazione, che non è ignoranza, non mi viene il termine esatto, c'è, perché la parola cremazione qualcuno può fare anche su, io con il lavoro che faccio, che tante persone dicono in vita, io voglio essere cremato, quando poi avviene il decesso, no, per favore lasciamo stare, perché sembra una cosa troppo brutta. Quindi è un argomento che qua al sud ancora è molto molto, infatti c'è solo un forno crematorio a Palermo, anche se a Messina settimana scorsa o settimana, in questa settimana stanno inaugurando un nuovo forno crematorio, ma là al nord ogni 50 km ci sono forni crematori. Per concludere, forse non è una questione solo di ignoranza, anche di superstizione, spesso succede che qualcuno, almeno le leggende metropolitane, sostiene che un morto si svegli perché non c'è stato il controllo. Allora l'istinto atavico primordiale è quello, dice, io se poi devo risuscitare. In ogni caso c'è anche la credenza cristiana cattolica della resurrezione dei corpi, però la Chiesa cattolica adesso ammette anche la cremazione, lo possiamo dire, no, con cognizione di causa. Allora la speranza è l'ultima a morire. I morti che sono nella camera mortuaria lì, dei 7 o 8, saranno ancora in aumento o diminuiranno? Io mi auguro che questa situazione al più presto possa tornare alla normalità, anche se dubito che questa situazione fra un 4-5 mesi ci troviamo di nuovo punto a capo, perché dopo le ricostruite da parte dell'amministrazione comunale, adesso dalla commissione straordinaria, sono appena 70 o poco più. E quindi, calcolando una statistica, in 4-5 mesi vorrebbero già riempirsi e ci troviamo di nuovo nella stessa situazione. Anche se nell'arco di questi mesi il comune può provvedere a fare le stumolazioni delle salme già trovate nei loculi, e quindi se la commissione straordinaria di nuovo non... Ma ripeto, anzi è già tanto quello che ha fatto, perché negli ultimi 4 anni il comune non ha provveduto a fare loculi. C'è la possibilità di avere un allargamento dello spazio cimiteriale, visto che qui ancora sono radicate queste condizioni e si fa fatica a costruire questi loculi? C'è questa possibilità? Nell'area cimiteriale ci sono spazi per loculi, almeno altri, per altri 500 loculi, perché ancora tutta la parete bisogna ancora farla per piena di loculi. Accanto a questi qui si possono fare ancora tutto il perimetro, tutti i loculi. Il discorso è soltanto una capacità economica per il comune per poter affrontare questa spesa, perché ovviamente è una spesa ingente, e quindi non c'è tanta disponibilità economica da parte del comune per poter affrontare questi loculi, anche perché ovviamente le ditte che lavorano vogliono essere pagate e il comune non penso che può fare fronte a questa situazione. Ripeto, è una situazione di emergenza per tutta Augusta, che anche il cimitero ne prende causa, ma non possiamo farci nulla se non aspettare tempi migliori.